Andiamo a collegare con Davide Fabrizi per sapere, buongiorno, intanto ben trovato, intanto qual è l'appuntamento principale che ci segnala per questa settimana? Allora, il primo appuntamento è di venerdì 6 febbraio con la stagione di prosa 2014-2015, perché al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti alle ore 21 è in programma lo spettacolo di tango di danza argentina Gauchos per una produzione della Pasiones Company. Ricordiamo che la prevendita dei biglietti è disponibile al botteghino del Teatro Nuovo Giancarlo Menotti il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 16, mentre per la vendita online è possibile andare al sito teatrostabile.umbria.it. Bene, immagino che poi nel comune ci siano anche altri eventi da segnalare, allora facci un po' una panoramica delle altre cose che si possono fare questa settimana. Sì, sempre venerdì 6 febbraio l'auditorium dell'Istituto per Sovrintendenti di Polizia Lanario ospiterà alle ore 18 Giornata per la vita racconta la vita con il concerto della banda della città di Spoleto con la conduzione del giornalista Massimo Giletti, a cui seguirà domenica 8 febbraio alle ore 11:30 la messa per i nati nell'anno che si terrà nel Duomo di Spoleto. Tre gli appuntamenti invece in programma domenica 8, nel centro storico della città, in Piazza della Libertà e nelle zone limitrofe, dalle ore 9 alle 19 si terrà il consueto appuntamento con il Mercatino dell'Antico, che ricordiamo si svolge ogni seconda domenica del mese. Alle ore 11:30 visita guidata invece per la Spoleto Card con la famiglia Collicola, appartamento gentilizio di Palazzo Collicola. Qui per informazioni è possibile visitare il sito Spoleto Card o contattare il numero 0743 464 34. Infine, sempre domenica 8, a partire dalle 14:30, primo appuntamento con il 180esimo Carnevale Spoletino. La sfilata dei carri allegorici attraverserà la città da Passo Parenzi a Piazza Garibaldi.